Buongiorno ragazzi, come va la vita? Ho appena preso la mia terapia, ho appena preso le mie pasticche ragazzi, come mi sento benissimo! Che si sono sbagliati, tipo che mi hanno dato... Quindi, come mi sento? Stra bene ragazzi, ho appena preso le mie 25 pasticche ragazzi, sto benissimo! E quindi adesso finiamo di lavarci, però ricordate questa cosa, che mi sento benissimo. Ok, ho fatto la doccia solo del corpo, adesso ci pettiniamo insieme i capelli. Allora, i capelli non li ho lavati perché li ho già lavati ieri, quindi li rilaviamo domani, tipo. E adesso ci prepariamo perché tra un po' vengono quelli per pulire la stanza e io devo smammare. Che è questo gesto? Vabbè, mi vado a vestire. Scusate, ci tenevo prima di andarmi a vestire, ci tenevo a farvi vedere una cosa. I miei fantastici boxer. Prima di... Oh, porca vacca, cos'è? No, che disastro. È appiccicoso il tavolo. Aspettate. Ok, ora mi vesto. Maglietta termica. Pantaloni. E maglione sopra. Ok, sono pronta. Cupola di mandarini. Ciao, come mi ha consigliato la mia psicologa, sto facendo una passeggiata tra il prato che c'è. Oddio, aspettate. Dicevo nel prato che c'è qui fuori, appena fuori la clinica. Poi quando mi sono stancata vado dentro e lavoro un po', mi metto un tavolino. Ciao a tutti, e sono tornata in stanza perché era pronta. Ho lavorato un botto, praticamente ho scritto la scaletta per una storia. E ne devo correggere una perché mi è uscita un po' male di scaletta, quindi la riguarderò. E niente, aspettiamo il pranzo, aspettiamo il pranzo che sarà a mezzogiorno. Adesso sono le 11:30. Prima ho preso un orzo al bar, ma cioè proprio un gusto incredibilmente negativo proprio. Ho appena finito di pranzare, adesso mi preparo perché, cioè mi preparo insomma, per quanto mi possa preparare, vabbè, perché tra poco, in un certo senso, cioè tra poco, viene mio padre perché facciamo un corso che fanno qui multifamiliare, nel senso che devi portare tipo i tuoi genitori, cose del genere. E quindi viene mio padre e facciamo questa cosa che è tipo non lo so, penso sia una terapia, tipo terapia familiare, cose del genere. Ora mi rilasso un po' nel letto e niente, diciamo, aspetto con pazienza che arrivi l'orario per uscire. Non mi sento molto, diciamo, non mi sento informissima. Oggi stamattina mi sentivo proprio male, come se, cioè proprio agitata, le mani mi tremano quando scrivo e questa è una cosa bruttissima. E sono tutta un po' scattosa e questo è quanto. Quindi oggi non mi sento granché, ma neanche ieri mi sentivo granché, quindi qua
È questione proprio di periodo, diciamo, non di giorno, ecco. Oh, è l'una. Manca un'ora. Oh, buoni, oh. Vi faccio vedere come sto andando avanti col lavoro. Sto utilizzando questi bigliettini che sono tipo flashcards, ok? Che si possono utilizzare come flashcards. Io li utilizzo in questo modo. E ogni carta è un evento della storia, un passaggio importante della storia. Quindi io mi ritrovo con queste sono una ventina di carte in cui ci sono tutti i passaggi importanti della storia. Non sono tutti gli eventi nei minimi dettagli, ma semplicemente tutti i passaggi, quelli più importanti. Penso sia un buon metodo per scrivere una scaletta. Queste medicine sono incredibili, mi fanno anche scordare le cose, è terribile. Adesso, come potete vedere, le ho messe tutte quante sul tavolo in ordine e quindi io ho, a parte le mele, sì, non guardate le mele, le mettiamo via. Ok, e quindi io adesso ho in un modo, diciamo, molto semplice, la visione di tutti gli eventi importanti della storia e quindi riesco anche a capire quale evento magari da togliere o se manca qualche evento. Abbiamo fatto una fantastica terapia di gruppo con, diciamo, noi pazienti e i nostri familiari. È stato veramente molto bello e si sono, diciamo, aperti dei dialoghi veramente molto profondi, veramente molto interessanti, e del rapporto specialmente genitori-figli. E adesso fino ad ora sono stata con mio padre e adesso sono tornata in stanza, devo sistemare un po' di cose che lui mi ha portato, quindi degli asciugamani nuovi, dei vestiti, eccetera. Manca un'oretta alla cena. No, mezz'ora, ok. Ho preso da poco il gastroprotettore perché c'è il mio stomaco che sta gridando aiuto da un po' di giorni. Perché col fatto che prendo tante medicine, anche pesanti, diciamo, e in più che prendo spesso il caffè perché altrimenti sono stanca morte, quindi anche il caffè è acido, insomma, tutto un insieme di cose per cui il mio stomaco dice ok, placati anche. Qual era il punto del discorso? Vabbè, non mi ricordo, fa lo stesso. Così e ci sto bene, cioè non è che ci sto male, però oggi proprio mi è presa la fissa di farmi i capelli corti. È tipo una cosa del genere, è tipo così. Sto riguardando i miei video su YouTube perché, cioè, diciamo, io sono fan di me stessa, cioè io che cosa faccio nel tempo libero? Guardo i miei video su YouTube, giustamente, perché sono, diciamo, leggermente un po' narcisistica. So niente, mi sa. Oh Gesù, stavo cadendo dal letto malissimo. Immaginate un video in cui cado dal letto, dai, vi prego, è stupendo. E niente, si aspetta la cena. Vi volevo solo dire questa grande cavolata dei capelli corti che non serviva a dirvelo, però così occupiamo minuti del video, dai, ci sta. Abbiamo cenato, io ho mangiato poco e niente perché non mi piace niente di quello che c'è, però per dolce ho mangiato un ovetto Kinder di quelli che mi ha portato mio padre, perché mio padre mi ha portato degli ovetti Kinder bellissimi, grazie papà, ti voglio bene. E adesso mi sono messa un po' al computer e penso scriverò qualcosa, non lo so. Mi fa un male la pancia assurdo, veramente. Tra un po' andrò a prendere le mie pasticche. Sono quasi le 9 di sera, io ho lavorato un po' ad alcune scalette, ho scritto anche un soggetto e adesso ho preso l'ultima pasticca della giornata e vado a letto che sono stanca morta. Ciao, ci vediamo in un prossimo video.